Cristiano Graziano, tecnico del Treviso, neo vincitore del trofeo Regione Veneto di promozione, 3-0 sullo Pitergina nell'atto finale della competizione. Mister, un risultato forse non rispecchia appieno quello che si è visto in campo, però una vittoria meritata del Treviso che, insomma, al di là dei 3 gol fatti, ha sofferto pochissimo in difesa, ha giocato una partita molto accorta, molto attenta dal punto di vista tattico e, insomma, porta a casa questa coppa voluta e meritata. Sì. Io penso che il risultato del campo rispecchi poi sempre quello che è l'andamento della partita. Alle volte può essere bugiardo, ma in pochissimi casi. Penso che, come dice lei, abbiamo fatto un'ottima partita, attenta, accorta, si sapeva su una finale che c'era da soffrire, però abbiamo avuto tante occasioni anche per fare altri gol, abbiamo sbagliato dei cross, abbiamo sbagliato delle conclusioni a tu per tu col portiere, mi viene in mente Fuscello al secondo tempo. Secondo me è una vittoria strameritata. Complimenti ai ragazzi e complimenti a tutti questi tifosi che ci hanno sostenuto dall'inizio, da quando ho preso io la squadra in poi. Felipe Rafael da Silva da Costa, attaccante del Treviso, neo vincitore del trofeo Regione Veneto di promozione. Felipe, l'hai sbloccata tu, un gol molto importante alla mezz'ora, era una partita equilibrata fino a quel momento, poi da lì, insomma, le cose si sono messe in discesa e alla fine avete portato a casa una vittoria meritata. Gloria a Dio, lavoriamo tanto per questo momento e questa vera felicità di gruppo, di squadra, che abbiamo lavorato tanto e oggi siamo contenti con questo. Siamo con Massimo Muzzin, tecnico dello Pitergina, al termine della finale trofeo Regione Veneto di promozione, persa 3-0 nei confronti con il Treviso. Mister, un risultato direi ingiusto, insomma, per quello che si è visto in campo. Avete provato nella ripresa a ribaltare la situazione in tutti i modi, insomma, attaccando con più uomini, cambiando tatticamente qualcosa, purtroppo non è arrivata la rete, alla fine, insomma, avete dovuto chinare la testa al Treviso. Corretto, abbiamo fatto 35 minuti iniziali probabilmente meglio di loro, abbiamo creato qualche occasione che poteva essere concretizzata in modo diverso, e poi quell'1-2 lì al 35esimo, 2 gol presi così rapidamente, così vicini, ci hanno un po' segato le gambe. Secondo tempo abbiamo cercato di tenerla viva fino alla fine, alla fine ci siamo attimo sbilanciati, abbiamo preso 3-0, credo che abbiamo fatto del nostro meglio per onorare la competizione e credo che alla fine il risultato sia un pochino ingiusto. Non dico che non meritavano di vincere, però così largamente mi sembra un po' ingiusto per me. Lorenzo Cittadini, capitano dello Pitergina, al termine della finale trofeo Regione Veneto di promozione, persa 3-0 con il Treviso. Lorenzo, una partita direi un po' maledetta per voi, un punteggio esagerato, avete provato nella ripresa in tutti i modi a raddrizzare il punteggio, l'abbiamo visto anche fare l'attaccante, insomma, da difensore centrale, non avete trovato però mai la via della porta e alla fine forse, insomma, la vittoria del Treviso è meritata, forse non così ampia ma meritata. Ah, sicuramente non è meritata, faccio i complimenti sicuramente al Treviso che ha vinto, quindi non si può fare altrimenti. L'avevamo preparata bene la partita, eravamo scesi in campo compatti sapendo che comunque sarebbe rivelata una partita molto dura. Tante volte in finale sono gli episodi che devi pagare, abbiamo pagato forse qualche leggerezza in più, però sono convinto che la partita è sempre stata aperta fino alla fine. Che dire, un grande applauso alla mia squadra, a tutta la società, perché ci hanno messo il cuore fino alla fine e quindi sono contento, rinnovo i complimenti a Treviso, ma sono contento di quanto fatto anche dallo Pitergina, quindi va bene così. Adesso testa ai playoff, siamo dentro e quindi la stagione ancora per noi non è finita.